Negli ultimi mesi abbiamo effettivamente visto sul presidio Serristori alcune prime risposte rispetto agli impegni presi anche dall'anno scorso dall'azienda sanitaria, in particolare la chirurgia che effettivamente sta abbattendo le liste d'attesa perché concentra su 6 giorni alla settimana un'attività chirurgica intensa sul presidio Serristori e che ha visto tanti nostri cittadini trovare una risposta alle esigenze di intervento chirurgico che erano in attesa veramente da tantissimi mesi, addirittura anni. Questo è un primo passo importante, come tutto il lavoro che è stato fatto sul day service e sul DEAC oncologico, anche grazie al Calcit. Il day service, finalmente in contatto con i medici di famiglia, permette un accesso diretto e privilegiato a tutto un percorso di diagnostica per i cittadini del territorio. Quindi il Serristori sta effettivamente andando nella direzione giusta di rispondere alle esigenze della cittadinanza. Mancano ancora però importanti punti da mettere a segno. Il primo per cui abbiamo da sempre lottato è il tema dell'emergenza-urgenza. Noi sappiamo che molto spesso la cittadinanza finisce per attendere lunghissime ore d'attesa al pronto soccorso di Contannicri anche per patologie di bassa intensità. Per questo abbiamo sempre chiesto che qui ci fosse una risposta che rimaneva sul territorio per tutte quelle patologie di codice minore che possono essere trattate direttamente presso il pronto soccorso del Serristori e che non hanno la necessità di pronto soccorso di primo livello come quello del Nicri. Oggi la presentazione di una sperimentazione che verrà fatta proprio sul presidio Serristori, che prevede medici ospedalieri di Pontannicri, del pronto soccorso di Pontannicri, lavorare anche sul Serristori sulle 12 ore per i codici minori e quindi per quelle patologie più basse che possono essere trattate al Serristori, è un punto importante che qui l'assessore è venuto a sostenere. Ora serve di approvare il progetto in giunta regionale entro la fine dell'anno perché la sperimentazione possa partire entro i primi mesi del 2023. Questo è l'impegno che ha preso oggi l'assessore, su cui noi chiederemo conto costantemente, come abbiamo fatto fino ad oggi. È un importante punto di ripartenza per il presidio Serristori, che è prezioso per il territorio, e sappiamo che resta poi da sbloccare anche la questione della medicina, perché oggi è una medicina che risponde alle esigenze delle pandemie, quindi è ancora totalmente Covid. Quello che abbiamo richiesto anche in questo incontro, e su cui stiamo aspettando importanti rassicurazioni, è che appena terminata la fase dell'emergenza, che purtroppo ancora esiste in termini di ricoveri ospedalieri, il presidio possa tornare ad avere una medicina con 18 posti letto dedicata proprio al territorio stesso. Questo è l'ultimo punto fondamentale che dovrà trovare accoglimento e sul quale si verificherà appunto l'impegno dell'azienda sanitaria. Quindi a oggi possiamo parlare di un presidio che finalmente è ripartito nelle sue attività, che sta vedendo crescere le prestazioni che possono essere erogate, ma che ha di fronte a sé anche punti di miglioramento importanti su cui a noi abbiamo chiesto rassicurazioni, e oggi l'assessore ha preso impegni importanti che vedremo già dai primissimi mesi si è portata a termine. Io voglio ringraziare comunque della presenza l'assessore perché ci ha messo la faccia, e questo è un punto importante di credibilità per il progetto sul presidio ospedaliero, e ci aspettiamo che nei prossimi mesi i nostri cittadini possano finalmente trovare totale risposta ai loro bisogni qui da noi, qui a Figline Incisa, senza percorrere strada o troppe difficoltà per raggiungere una prestazione sanitaria che deve essere di prossimità.